Diciamo che se non ti vedi più addosso ti dispiace. Sì, ma si chiama attaccato alla ceglie. Buonasera a tutti. Ok, allora, aspetta che mi sento giusto, Sì, mi tappo. Allora, benvenuti a tutti. Allora, abbiamo il nostro speaker Alfredo De Candia che ci parlerà, appunto, introdurrà l'argomento del giorno che è Libra. Questa non sappiamo, non spoileriamo niente, quindi dobbiamo definire ancora. E mi presento velocemente, presento lo spazio. Quindi io mi chiamo Giancarlo Valente, sono co-founder di Aulab, la struttura che ospita questo meetup da oramai oltre un anno. E questo meetup si svolge in questa sede ogni primo giovedì del mese, quindi non c'è bisogno di segnare appuntamenti o di avere notifiche. Ogni primo giovedì del mese, se si vuole parlare di blockchain o criptovalute, ci vediamo qui. Che cosa fa Aulab? Aulab è un'azienda che si occupa di sviluppo software e formazione in ambito di innovazione digitale. Il nostro prodotto principale è un coding bootcamp di 4 mesi che forma giovani sviluppatori web full stack. Questo meetup è organizzato in collaborazione con Bitcoin Foundation Puglia, che da oltre 4 anni si occupa di divulgare e far conoscere il mondo delle criptovalute, in particolare Bitcoin. Riccardo, vuoi dire qualcosa su Bitcoin Foundation Puglia? Mi a presentare l'associazione. buonasera a tutti, sono Decento, non ero preparato per questo intervento. Allora sì, io sono uno dei founder della Bitcoin Foundation Puglia, un'associazione che si occupa ormai da più di 4 anni di divulgare, diciamo, tutto ciò che riguarda criptovalute. Questo è uno degli eventi che organizziamo, che coorganizziamo con Aulab, strettamente collegati anche ad altri progetti formativi, progetti anche, diciamo, un po' più legati al mondo delle aziende. Niente, piuttosto che fare pubblicità, a questo punto preferisco lasciare la parola ad Alfredo, vediamo un attimino cosa ha preparato per noi stasera. Perfetto, allora partiamo con una presentazione di Alfredo alla quale seguirà una open discussion e cercheremo di mantenere attiva la diretta su Facebook e accoglieremo domande per l'open discussion attraverso la chat di Facebook. Bene, allora tutto tuo, Alfredo. Buonasera a tutti, mi presento, sono Alfredo De Candia e scrivo per la testata giornalistica The Cryptonomist, cryptonomist.ch, che si occupa di tematiche blockchain, fintech e criptovalute. Quindi trovate tutti i miei articoli su Cryptonomist. Quindi mi raccomando, se volete un'informazione chiara e precisa su Cryptonomist. Ma veniamo all'argomento di oggi, cioè Libra. Cosiddetta criptomoneta di Facebook, che come vedremo non sarà proprio una criptomoneta. Allora, partiamo dalle basi. Allora, Facebook ha creato una società terza che si chiama Calibra. Infatti, Calibra sarà quella azienda che si occuperà della parte tecnica e della gestione fisica dell'aspetto tecnico delle operazioni che verranno fatte con Libra. Quindi si occuperà della gestione delle transazioni, della privacy, così in modo tale da avere un ente terzo distaccato da Facebook, così da non avere il controllo diretto sui dati degli utenti. Così per evitare che Facebook abbia un controllo ulteriore sia sui dati delle persone sia sui dati delle transazioni, quindi dei pagamenti che l'utente farà. Ovviamente
tutto il sistema si appoggerà ed è stata creata la Libra Foundation. Questa Libra Foundation praticamente non è altro che una fondazione dove ci saranno tutte le aziende che faranno parte che gestiranno la rete di Libra, che è composta da aziende di vario genere, con determinate caratteristiche, le vedremo in seguito, e che fungeranno da validatori della rete di Libra, cioè saranno coloro che andranno a convalidare le varie transazioni, quindi avranno diciamo, accesso anche ai dati di quelle transazioni che andranno a convalidare. E per il momento sono circa 28, ma nel white paper si è messo in previsione che saranno un centinaio alla fine. Ecco qua, queste sono alcune aziende già note che parteciperanno a Libra. Come potete vedere abbiamo elementi come Visa, Mastercard o anche eBay e Spotify, quindi comprende diverse aziende che operano anche in diverso ambito. Chi potrà partecipare a questa fondazione? Allora, la Libra Foundation richiede alcuni requisiti per poter accedere e quindi essere validatori del sistema Libra, cioè che un'azienda deve avere come minimo 1 miliardo di capitalizzazione e poi deve avere un asset tecnologico dedicato, cioè deve avere uno spazio server, almeno una connessione da 100 megabits e un supervisore dedicato, quindi un ingegnere che si occupa della gestione del server stesso. Infatti, l'aspetto hardware e gestionale sarà, diciamo, decentralizzato a queste aziende che parteciperanno. Ovviamente in queste aziende ci potranno anche partecipare aziende che si occupano del mondo della blockchain o delle cripto, però queste saranno sempre limitate a un terzo totale della fondazione. Quindi se il massimo saranno 100, quindi massimo 30 aziende che possono essere aziende che si occupano di prodotti o servizi, come può essere un'azienda che ha fatto una blockchain oppure un'azienda che si occupa di scambi, per esempio un exchange. Ovviamente dà anche la possibilità anche all'università e alle fondazioni no profit di far parte di questa fondazione e quindi di avere anche lei la possibilità di convalidare queste transazioni. Ovviamente le domande principali sono: è una moneta? È una criptomoneta? Perché ovviamente dal white paper è difficile capire se si può definirsi una moneta oppure una criptomoneta. Veniamo nel dettaglio. È una moneta? Tecnicamente parlando, no, perché i requisiti che deve avere una moneta, in questo caso moneta legale equiparata al sistema tradizionale, gli manca alcuni aspetti, perché anche come definito da alcuni stessi del progetto, non la considera una moneta, perché nel caso in cui dovessero stampare moneta in un sistema tradizionale ci sono determinate regole, e regole diverse per ogni paese, queste andrebbero ad andare in conflitto con le regole di questo paese e quindi potrebbe potenzialmente bloccare tutto il procedimento. Quindi per questo motivo non può essere definita propriamente una moneta. Quindi è una criptomoneta, voi potrete dire. Anche in questo caso la risposta è negativa, perché per il concetto di criptomoneta in sé basilare presuppone alcuni aspetti, come può essere un sistema digitale, ok, e comprende questa categoria, avere elementi di crittografia, e ovviamente anche in questo caso Libra rispetta questo parametro. È decentralizzata? E possiamo dire che è decentralizzata, però se prendiamo come per esempio la decentralizzazione di Libra, che si affiderà al massimo un centinaio di nodi, non so se può essere definita decentralizzazione questa, anche perché se prendiamo in considerazione il Bitcoin può vantare su oltre 60.000 nodi, quindi fatevo il paragone se è considerata decentralizzata. Inoltre, un altro aspetto è la libertà di accesso.
che in questo caso è bloccato solamente ai nodi, ai validatori che faranno parte della Libra Foundation. Quindi in questo caso è chiusa, quindi solo chi fa parte della Libra Foundation può accedere a quelle informazioni, può validare le transazioni e quindi fare parte di questo sistema. Mentre al contrario, nella rete Bitcoin chiunque può gestire un node, può creare un node e quindi validare le transazioni. Domande? Niente, andiamo avanti. Quindi alla fine, che cos'è Libra? Libra praticamente, in soldoni, è un sistema di pagamento, cioè che mette in comunicazione tramite il loro sistema il trasferimento di monete Libra da un account all'altro, oppure permette alle aziende di utilizzare questo sistema di pagamento per vendere beni e servizi. Infatti, inoltre, nel white paper stesso si evince la possibilità di utilizzare la Libra come sconto e quindi invogliare il consumatore ad utilizzare la criptomoneta, la Libra, per fare acquisti e quindi il venditore fornirà degli sconti per questa, utilizzando questo metodo di pagamento e quindi ha un vantaggio sia il consumatore che pagherà di meno il bene o il servizio e sia il venditore che metterà a servizio un nuovo sistema di pagamento. Abbiamo detto che Libra non è una criptovaluta e quindi la domanda successiva è se utilizza un protocollo blockchain oppure no. Allora, in questo caso tecnicamente non utilizza la blockchain come catena di blocchi, intesa come catena di blocchi, però utilizza una variante che troviamo nella blockchain di Bitcoin, cioè i Merkle Tree. I Merkle Tree dovete considerare che sono delle transazioni che vengono smistate all'interno di un albero. Aspetta, ti faccio vedere il grafico. Ecco qua. Questo è come viene rappresentato il Merkle Tree. Quindi dal Merkle Tree si parte dalla radice. Quindi noi abbiamo l'hash finale e questo che poi questo hash verrà ramificato fino alle foglie per immagazzinare e bloccare le informazioni all'interno di queste hash. Quindi in questo caso il Merkle Tree è pratico per tenere traccia di informazioni e informazioni che non possono essere modificate. Quindi questo è il vantaggio del Merkle Tree. Mentre invece, e quindi usa Libra, una variante di questo sistema, cioè, che sono i Patricia Tree. I Patricia Tree vengono utilizzati principalmente dalla blockchain di Ethereum, perché la blockchain di Ethereum permette di gestire l'address tramite un sistema di saldo. Infatti, al contrario dell'address di Bitcoin, dove noi tramite il wallet possiamo avere uno storico delle transazioni, quindi un report delle transazioni, quindi non possiamo avere un saldo specifico, mentre invece in Ethereum si parte dal saldo, quindi noi sappiamo il saldo effettivo che ha un determinato account. E questo è come si presenta un Patricia Tree. In questo caso il Patricia Tree funziona esattamente al contrario di un Merkle Tree. Quindi noi partiamo dalle varie informazioni che abbiamo e quindi costruiamo e quindi andiamo a ramificare fino a creare il nostro indirizzo a cui ci vogliamo identificare. Quindi una volta che andiamo a identificare, in questo caso i numeri corrispondono alla lunghezza dell'address, e quindi si andranno sempre più a ampliare fino a quando non troveranno l'indirizzo che a noi ci serve. Allora, nel dettaglio dovete considerare un Patricia Tree come se fosse una piazza, con vari sbocchi. Infatti il vantaggio di questo è che noi sappiamo già che l'indirizzo ha un determinato, ha una determinata lunghezza, quindi sappiamo che avrà tot cifre e sappiamo anche che è alfanumerico, cioè utilizzerà un sistema esadecimale, quindi fino alla F come lettera. E quindi con questa informazione io posso creare virtualmente un vocabolario e quindi creare non tutte, quegli indirizzi che mi servono. Quindi io in questa piazza avrò A, B, C, D,
ogni volta che attraverso, che non so, la piazza A, nella quella successiva vedrò le altre lettere, gli altri numeri in cui mi serve l'indirizzo. Quindi se l'indirizzo inizia con AB, la prima piazza andrò in A, nella seconda piazza andrò in B e così fino a raggiungere l'indirizzo completo, dove potrò vedere il saldo e tutte le informazioni che Libra deciderà di immagazzinare in quell'address, perché per il momento non si sa cosa andrà a immagazzinare l'address. Dubbi, chiarimenti, In domande? pratica è un indice, Sì, è un praticamente modo per accedere all'informazione veloce. sì. Perché il vantaggio dei Patricia Tree è che sono altamente modificabili e veloci da utilizzare. Perché queste piazze, possiamo anche creare delle piazze con più nomi. Per esempio, invece di avere una porta, una piazza con A, possiamo avere una piazza con AB oppure ABC. E quindi velocizzare tutto il processo per l'iniziazione dell'indirizzo. Un altro aspetto interessante è se si potranno creare degli smart contract sul Libra e quindi utilizzare il linguaggio di programmazione. Allora, gli smart contract si potranno creare con Libra, però attualmente non si possono fare ancora perché il codice non è ancora stato completamente rilasciato. Però in futuro, quindi a partire dall'anno prossimo, sarà possibile creare smart contract da zero. E per creare gli smart contract è stato creato un nuovo linguaggio di programmazione, ossia Move. Infatti è stato scelto Move proprio per muovere le monete Libra da un accanto all'altro. Infatti questo è uno dei vantaggi di questo nuovo sistema di programmazione, perché voi potrete dire perché è stato creato un ulteriore linguaggio di programmazione rispetto a tutte le programmazioni che ci sono già in giro. La risposta è semplice. Uno, per eliminare già tutti quei problemi noti che alcuni linguaggi di programmazione garantiscono. Per esempio, uno può fare anche l'osservazione sul Bitcoin perché è stato scelto un determinato linguaggio di programmazione rispetto a un altro. Perché un linguaggio di programmazione ha dei vantaggi e dei svantaggi e quindi permette anche non avere codice potenti che possono modificare il codice finale. Quindi avere un linguaggio di programmazione limitato e con alcune funzioni permette anche di non avere funzioni OP, cioè overpower, sulla sua stessa. E uno dei vantaggi in questo caso del linguaggio di programmazione Move è quello che ha integrato un sistema che non permette la double spending, cioè che non si possono creare ulteriori monete, quindi bloccare un account a una persona. Quindi uno di questi vantaggi è proprio questo. Poi vediamo chi altro sta. Per il momento, se uno vorrebbe fare un prototipo di smart contract, si dovrebbe solo interfacciare tramite Move IR, che tramite bytecode scrive il linguaggio e poi può vedere come potrebbe essere compatto lo smart contract. Un altro aspetto interessante è quello della privacy, quindi loro affermano che è pseudonima questa la loro Libra. Allora, la risposta non è effettiva, cioè che non è effettivamente anonima, cioè pseudonima, perché se leggiamo il white paper dice chiaramente che una persona può avere più indirizzi e quindi può gestire più account che risalgono ad una persona senza che questa possa essere riconosciuta tramite cioè riconosciuta all'esterno da altri enti, quindi in questo caso sia l'anonimazione. Però è anche vero che nel white paper di Libra, ovviamente questo è tutto consultabile nel white paper di Libra, c'è anche scritto, eccolo qua, white paper. C'è anche scritto che Libra sarà compliant con gli stati. Che significa compliant? Significa che dovranno rispettare le regole degli stati, che in questo settore, nella blockchain delle criptomonete, le procedure compliant fanno riferimento al KYC, KYC e AML. KYC
che sono KYC, Know Your Customer, e AML sta per Anti-Money Laundering, cioè Know Your Customer serve per identificare con dei documenti che fornisce l'utente chi è la persona che c'è dietro quell'account, mentre la AML è la procedura per l'antiriciclaggio, quindi per evitare che qualcuno possa mettere del denaro proveniente da fonti sconosciute, quindi da droga, da traffico illecito e così via. Quindi devono, quindi Libra rispetterà queste procedure. E in questo caso, rispettando quelle procedure, significa che l'utente deve fornire i propri dati alla piattaforma. E in quel caso Facebook e chi è dietro al progetto conosce effettivamente chi c'è dietro quell'account o quegli account. Quindi se in caso, in una controversia giudiziaria, se gli viene richiesta a Libra e a Facebook di fornire i dati, le informazioni di un determinato account, in quel caso Facebook deve sottostare a quella richiesta perché ha fatto prima di tutto la procedura e in quel caso rispetta la regola e la legge di quello stato. Quindi non si può nemmeno sottrarre a questa richiesta del giudice. Ecco perché in questo caso diciamo che è pseudo anonima, perché alla fine se io do l'informazione per avere un account devo dare i miei documenti per dimostrare che effettivamente ci sono io dietro quell'account. Allora, in questo caso si va a friggere tutto il sistema dell'anonimizzazione. Poi un altro punto che riguarda Libra è il fatto che Libra nasce come stablecoin. Che significa stablecoin? Stablecoin significa che il suo valore non può variare nel tempo, anche se varia, oscillerà di poco. Però noi sappiamo che il valore di una criptomoneta in generale e di un asset in generale è determinato dal mercato. Quindi il mercato che definisce il prezzo di una determinata criptomoneta. Quindi se c'è più richiesta, allora in quel caso si avrà scarsità della moneta, allora il prezzo aumenterà e quindi di conseguenza il valore aumenterà, quindi la scarsità aumenterà e quindi il valore aumenterà. Lo stesso sistema si applica se si tratta di una stablecoin o di una criptomoneta normale, perché la stablecoin è direttamente chi c'è dietro che mantiene saldo il valore dell'asset, che in questo caso l'asset avrà un valore di una libra, avrà un dollaro, quindi sarà diciamo pegato al dollaro americano, diciamo come valore. Quindi 10 dollari corrisponderanno a 10 libra. Questa è la loro intenzione. Però nel white paper si parla di valore del cambio Sì, di mercato. infatti nello white paper lo specificano che quando si andranno poi a riscattare oppure a scambiare questi token di Libra, si prenderà riferimento il valore di mercato e non il valore di un dollaro, come in teoria dovrebbe essere della stablecoin. Perché proprio quindi, dato che conoscono che il prezzo può variare, perché nessuno può avere il controllo materialmente del prezzo. E anche nel caso, diciamo che il giorno dopo Libra passa da un dollaro a 10 dollari, allora in quel caso Facebook potrebbe agire artificialmente riducendo il valore stesso e quindi in quel caso intervenendo all'interno della moneta stessa. E quindi in quel caso, dato che c'è un intervento diretto del progetto, in quel caso vediamo che il progetto non è effettivamente decentralizzato. Come verrà garantita la stabilità di questa stablecoin di Libra? Allora, Libra nel white paper ha scritto specificatamente che gli unici sottostanti alla stablecoin Libra saranno fiat e titoli obbligazionari degli stati, principalmente quelli degli Stati Uniti. Infatti, praticamente voi quando acquisterete Libra e facendo la procedura KYC AML,
non state facendo altro che comprare altre fiat inteso come monete estere, che è piccola parte di debito pubblico di uno stato estero. E quindi in questo caso, perché si è creato tanto clamore su questo aspetto? Proprio perché se un Libra compra, in quel caso, metà debito pubblico di una nazione, allora in quel caso la Libra Foundation ha un potere di trattare con quello Stato, e quindi se per caso uno Stato crea delle regole oppure cerca di impedire in qualche modo l'utilizzo di Libra, allora la Libra Foundation ha il potere di trattare con lo Stato dicendo che, dato che ho metà del debito pubblico tuo, io te lo posso vendere oppure sottovendere oppure richiedere immediatamente il pagamento di questo debito, e quindi mettendo in crisi il sistema finanziario dello Stato. Ecco perché alcuni, soprattutto gli stati, vedono questa come una minaccia per la loro superiorità rispetto all'azienda, perché in questo caso non si sta facendo altro che passare il potere dallo Stato ad un'azienda privata, che è questa, cosa che lo Stato ovviamente vuole evitare, proprio perché deve avere lei il controllo di questo del proprio debito pubblico. Perché, come abbiamo detto, dato che ogni validatore, quindi ogni azienda che farà parte della Libra Foundation, deve versare alla Libra Foundation 10 milioni di dollari, che questi 10 milioni di dollari serviranno, ogni azienda deve versare questa cifra. Quindi abbiamo detto che nel lungo periodo un centinaio di validatori faranno parte della Libra Foundation, e quindi ognuna con 10 milioni si supera facilmente il miliardo di dollari. Quindi se io investo solo 500 milioni di dollari in titoli obbligazionari, che possono essere degli Stati Uniti o anche di uno Stato minore, che quindi può anche in quel caso, invece di comprarsi metà asset, può comprare l'intero debito pubblico dello Stato. Quindi in quel caso potete vedere che il potere che può esercitare su quel determinato Stato è enorme. In pratica un privato, singolo, sì, centrale, in quel caso un debito statale enorme, sì, e quindi è come se, giustamente, questo privato... Sì, un potere trattativo di trattazione superiore, perché, come ho detto, se prende, diciamo, uno Stato grande, ok, non arriva a comprarlo tutto. Però metti uno Stato piccolo, anche di un paese piccolo europeo, che ne so, l'Andorra, ok, si compra il 100% del debito pubblico dall'Andorra, e in quel caso se l'Andorra crea una legge o impone alla Libra Foundation che non deve operare nel proprio paese, allora in quel caso una strategia che può fare la Libra Foundation è: ok, tu mi fai operare, allora io mi vendo, vado allora lo Stato di Andorra, io devo incassare il tuo debito pubblico, quindi hai un tot, un mese, esatto, un mese per liquidarmi il tuo debito. Ecco perché è molto, diciamo, pericoloso come sottostante da fare. E poi tra l'altro anche l'altra cosa che, diciamo, inganna le persone normali, perché indirettamente stanno comprando del debito pubblico, perché una persona normale non avrebbe accesso a quel tipo di risorse, perché più o meno perché già quando operi sul mercato obbligazionario compri debito, sì, alla fine lo fai, solo che in questo caso lo faresti in maniera inconsapevolmente, sì. Non sai che costi capita. Esatto, se perché le obbligazioni so di cosa sto parlando. Esatto, perché noi, l'utente finale prenderà il Libra, cioè che sa che cosa c'è dietro, però effettivamente non può sapere se quello sarà riscattato tramite moneta fiat oppure tramite la vendita dell'obbligazione stessa. Ecco perché... Quindi altre domande, aspetti tecnici oppure dubbi ulteriori che
avete visto nella letta di Facebook sulla privacy? Beh, per esempio, un problema che mi viene in mente è che con una creando blockchain nessuno può bloccare le monete che hai. Qui invece, essendo un consorzio privato, una moneta emessa da un'azienda che calibra, in cui partecipano altre aziende, che può succedere? Perché magari domani possono decidere che le tue monete possono essere bloccate, come fatto potrebbe fare attualmente anche la banca che ti blocca, certo, il conto. Sì, in quel caso la Libra Foundation ha la possibilità di congelare, bloccare e prelevare i fondi di un account o di più account, perché abbiamo detto che tutta la potenza di Libra sarà divisa a un per cento tra tutti i validatori, quindi ogni validatore avrà 1% di tutte le transazioni e infatti il guadagno che avrà il validatore sarà proprio una percentuale delle transazioni che avrà, quindi sulle transazioni che andrà a validare, una percentuale di quelle del trasferimento che sarà fatto su Libra andrà al validatore. E in più, oltre ad avere una percentuale, il validatore ha anche accesso alle informazioni che ci sono all'interno di quella transazione. Quindi in quel caso può sapere l'acquirente e il venditore chi sono, cosa hanno comprato, quanto hanno comprato, quanto hanno speso e il saldo dei relativi account. Quindi se io ho tutte queste informazioni, posso fare un esempio ad un venditore che, dato che io so che vende patatine, allora io posso andare con la mia azienda, quindi io validatore che mi occupo di patatine, a dire all'azienda direttamente: vedi che io ti posso fornire questo tipo di prodotto a questo tipo di prezzo, perché io già so il saldo e quindi so quanto potrebbe investire quell'azienda. Quindi io quindi ho anche posso anche fare concorrenza sleale rispetto ad altri produttori di patatine, perché io ho un vantaggio non indifferente sulle informazioni del venditore. E la stessa cosa la posso applicare al consumatore. Abbiamo visto che uno dei validatori è proprio eBay e Spotify. Infatti io eBay, sapendo il saldo del consumatore e che cosa ha comprato, lo stesso posso fare pubblicità mirate, perché io, dato che il white paper quindi mi richiede che per avere Libra e quindi un account devo fornire informazioni, io so eBay chi c'è dietro quell'account e quindi io posso sovrapporre il database privato di eBay con le informazioni che recupero dalla transazione di Libra, e quindi io, sapendo cosa ha comprato e quanto ha ancora a disposizione il consumatore, gli posso fare pubblicità mirate o addirittura sconti, come suggerisce anche il white paper stesso, sconti se utilizza Libra come sistema di pagamento. E quindi in quel caso io vado a condizionare il consumatore sia per quanto riguarda il prodotto e sia per quanto riguarda l'utilizzo di Libra stessa, quindi del metodo di pagamento. Quindi è come se io ti convincessi a utilizzare Libra piuttosto che PayPal, faccio per dire. Altre domande? Non solo può bloccare account che hanno già soldi, può bloccare anche soldi che arrivano ad account, come ad esempio PayPal quando blocca Julian Assange, comunque devi rispettare le leggi degli stati, quindi tipo puoi mandare soldi a persone ricercate, per esempio Osama Bin Laden non gli potevi mandare soldi, perché è legale. E quindi se uno si è iscritto e poi diventa ricercato, non gli puoi più mandare soldi perché gli blocca. Esatto, perché nelle transazioni c'è anche la transazione prevede anche lo spostamento da un account all'altro. Quindi è il validatore che deve confermare poi al destinatario che gli sono arrivati quei determinati token. Perché se io vedo che il pagamento è partito da un account che successivamente o in quel momento è bloccato o che non rispetta determinate regole, allora io posso risalire all'account, controllare la transazione, perché sono io che decido le transazioni che ci sono, che devono essere validate, e una volta che trovo la transazione, quindi l'account in quella transazione,
blocco a priori il pagamento, quindi ne impedisco l'ulteriore prosecuzione all'interno della, diciamo, della blockchain, e quindi in quel caso io ho a monte prevenuto qualsiasi sistema di finanziamento o di utilizzo di pagamento per beni e servizi di un determinato soggetto o più soggetti, perché questo ovviamente si può applicare sia a persone singole ma anche ad aziende, perché se un'azienda utilizza il sistema Libra come sistema di pagamento all'interno della piattaforma, nel caso Facebook, per pagare determinati beni e servizi, allora in quel caso blocca anche l'azienda o anche, in quel, possiamo fare l'esempio, delle donazioni che possono essere fatte ai partiti politici o a partiti politici di dubbia operatività, e quindi in quel caso posso bloccare anche il finanziamento per operazioni illecite. Però ovviamente qua il confine è labile, perché chi è che stabilisce che una determinata donazione o versamento per una determinata causa sia lecita oppure no? Diciamo, il discorso è diametralmente opposto al motivo per cui sono nate le criptovalute, in particolare nato Bitcoin, che prevede appunto la non presenza di un elemento centrale che possa avere il potere di bloccare o di diciamo limitare l'utilizzo di questo scambio di valore. Sì. Quindi è proprio, è questo il discorso. Ora non è che si scende nel merito, quello era giusto che veniva bloccato, quell'altro no. Il punto è non avere una sola persona o un gruppo di persone con questo potere, perché queste persone possono essere le più brave del mondo, no? Tutto prega Nobel, mettiamo là, però essendo degli esseri umani, se hanno quel potere potrebbero decidere di non diciamo di bloccare Assange, anche se migliaia magari di persone nel mondo volevano dare i soldi a questo sistema. Quindi è chiaro che è una cosa molto pericolosa, e quindi per questo noi abbiamo Bitcoin e tutto quello che c'è dietro a livello filosofico, Bitcoin poi ad altre criptovalute. Infatti non a caso ieri è uscita il post del capo del progetto di Calibra, che ha scritto effettivamente che non richiede di fidarvi di Facebook, ma vi richiede di fidarvi della Libra Foundation. Quindi praticamente ha solo traslato la fiducia da un unico società a, in questo caso, 28 società o 100 che avremo in futuro. E in quel caso sarà l'utente che si dovrà fidare della Libra Foundation. Quindi c'è sempre un terzo che garantirà per noi le transazioni e quindi il blocco o meno dei fondi degli utenti. Mentre invece nel caso della blockchain, nel caso della Bitcoin, il sistema è proprio trustless, proprio perché non c'è nessuno su cui affidare la propria certezza, ma ci dobbiamo fidare del codice stesso, open source, che è Bitcoin, che garantisce che un'operazione sarà completata in quei determinati tempi, seguendo un determinato algoritmo. Quindi, diciamo, quella frase è un esempio bellissimo negativo per spiegare che significa trustless e permissionless in Bitcoin. Io ho questo asset digitale, nessuno mi può impedire e non devo chiedere permesso a nessuno per poter muovere questo asset digitale. Esatto, perché ovviamente quando interagiamo con la blockchain, noi possiamo interagire indipendentemente da tutto e con qualsiasi wallet, perché un'altra caratteristica di Libra è che utilizza un proprio wallet chiuso. Questo che significa? Significa che i token che avremo Libra sul wallet non sono effettivamente nostri, ma sono custoditi dal wallet di Calibra, che metterà a disposizione questo wallet, e quindi noi con questo wallet potremo interagire con tutto il sistema. Però dato che è chiuso, ci può anche essere che venga bloccato questo wallet e quindi noi non potremo prelevare e quindi spostare questi fondi da un'altra parte. Anche perché, per esempio, in un articolo di un altro autore, ho scritto, c'è un piccolo trafiletto mio,
di un'azienda, Zengo, che ha fatto un proof of concept di un wallet non custodial, cioè un wallet che è completamente gestito dall'utente stesso. E infatti con questo concept, tramite un determinato protocollo TSS, permette di avere la propria gestione del wallet che si aggancia alla rete di Libra e quindi l'utente finale avrà l'accesso e quindi può movimentare i propri fondi a proprio piacimento senza basarsi sul wallet di Calibra che è chiuso. E quindi in quel caso, tramite questa prima sperimentazione, possiamo vedere che è fattibile avere un wallet non custodia sotto quell'aspetto. Quindi che era un aspetto non tanto ovvio perché in quel caso ho io la gestione quindi io trasferisco dal wallet di Calibra le monete al wallet non custode, in questo caso di Zengo, o di un altro wallet che avremo in futuro. Perché comunque sulla pagina di GitHub di Libra, GitHub /Libra/Libra, è già disponibile parte del codice finale di Libra, perché il progetto si presuppone open source, però con alcuni elementi chiusi. Infatti, si può controllare direttamente il codice sulla pagina e vedere come funzionano alcuni parametri. Ecco perché è stato possibile interagire con questo wallet. E in più è già disponibile la testnet su cui andranno a funzionare anche gli smart contract futuri. Quindi per vedere sia la velocità, se uno sviluppatore vuole sviluppare uno smart contract, quindi può già testare sia il codice e quindi mettersi a programmare con il nuovo linguaggio di programmazione e sia vedere la velocità delle transazioni possibili che può raggiungere direttamente Libra come metodo di pagamento. Allora, prima ho detto che questo bitcoin si può fare tutto senza di non so nessuno, cioè indipendentemente da tutto. In realtà no, cioè non è anarchia, diciamo che sono No, se delle io voglio spostare Bitcoin, regole. io Sì. non devo chiedere a Devi semplicemente Riccardo. rispettare le regole che sono state Esatto, da tutti, che si chiama regole deve aspettare le regole di consenso. di consenso. Quindi una transazione non viene vista dopo, viene deciso questa sì, questa no. Se rispetti le regole, Esatto, sei esatto. Mentre invece con Libra, se io decido di spostare, però a mia insaputa non lo posso spostare perché il mio account, anche per errore, è entrato nella blacklist e io cerco di pagare. Fate il caso che io utilizzo eBay, voglio pagare con Libra, procedo all'acquisto, però non posso finalizzare il pagamento e non capisco il motivo. E poi andando a ritroso scopro che per errore l'account mio è andato nella blacklist. Quindi in quel caso che succede? A chi devo rifarmi per sbloccarmi l'account? Perché c'è anche questo tipo di problema. A chi rivolgersi? È la Libra Foundation che deve rispettare questa cosa, deve risolvere anche il problema, perché dato che è lei che gestisce la struttura della Libra e quindi gestire anche i vari account e le problematiche legate al vari account, perché se un account, metti caso, non funziona o va oltre le sue possibilità, oppure in questo caso va nella blacklist, bisogna bloccare la procedura. E per sbloccare la procedura, che cosa serve? Noi abbiamo visto che già con Facebook, per sbloccare un account, è richiesta la verifica della persona che fa capo a quell'account. Quindi anche in quel caso, se si verifica un errore di blacklist, allora in quel caso dovrà richiedere all'utente i dati, quindi fornire la documentazione. E se la documentazione non è corretta, e se per caso si scopre che la documentazione è scaduta, allora in quel caso che succede? Bisogna aspettare. E quindi aspettare significa che io, se ho investito 100.000 euro in Libra per pagare, quindi per comprare beni e servizi, e non ce l'ho disponibile per un mese, che cosa faccio a quel punto? Domanda? Parlo dei fondi? No, i fondi sono bloccati, quindi non li posso utilizzare. È una bella fregatura.
Allora, è finita la presentazione? Ok, magari chiedi online sul microfono se c'è qualche domanda online, se no io staccherei la diretta e comunque farei tipo una discussion qui. Allora, per tutti i telespettatori che ci stanno seguendo, online. Criptonauti, voi domandate se avete qualche domanda tecnica o potete dubbi, scriverla nei commenti. Potete scriverla direttamente nei commenti su Facebook. Comunque, è vero che abbiamo approfondito l'argomento, però ci sono sempre aspetti tecnici, perché comunque se c'è qualche programmatore vuole sapere qualche info in più, può anche sempre chiedere. Cercheremo di accontentarlo, o poi c'è qualche altro. Qualche domanda qui dal pubblico, dove sono? Ecco, qui a me nasce una riflessione, cioè, perché proprio Facebook? Allora, se ragioniamo un attimo, Amazon ha gli utenti profilati. Sa cosa compriamo, sa quando compriamo, qual è la cifra che versiamo. Sì. Facebook non ha questi dati. Mm-hmm. Facebook ha più o meno i gusti. Sì, sicuro. Facebook ha più o meno i gusti, cosa ci piace, cosa non ci piace, ma i dati di pagamento. È un'ottima domanda. Facebook non ce li ha. Allora io mi chiedo, perché introdurre questa moneta? Perché gli mancavano queste informazioni per avere una presentazione completa. Però Facebook, ma questa diciamo comunque critica di questo discorso è che la base di utenza di Facebook, se voi unite Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram, è una base di utenza enorme. Quindi non appena hanno un prodotto, se possono veicolarlo, possono raggiungere rapidamente, concettualmente, moltissimi più utenti dell'utente. Tra l'altro, alcuni giorni fa, i servizi legati a Facebook, Instagram e WhatsApp hanno subito un down. E la cosa interessante di questo down, soprattutto per Instagram, si è visto che l'algoritmo, come opera l'algoritmo di Instagram. Infatti, l'algoritmo che c'è dietro a Instagram categorizza, quindi con dei tag, le foto che noi carichiamo a seconda di quello che c'è contenuto nella foto. Quindi se per caso io carico una foto di un animale domestico, un cane, in automatico l'algoritmo riesce a riconoscere la foto e mettere il tag dog. Certo. E quindi trasmettendo questi dati, io so che quella persona ha un animale domestico, in quel caso il cane, e quindi io posso ulteriormente profilare la pubblicità, quindi fargli pubblicità mirata sul cibo ai cani, certo, o per servizi legati al cane. Oppure posso andare oltre, se scatto la foto di una macchina, una mia macchina, oppure di una macchina che voglio comprare, in quel caso il tag sarebbe card, e allora in quel caso io ho ulteriori informazioni su o la macchina che ha il soggetto, quindi fornirgli servizi legati a assicurazione e così via, oppure a servizi legati all'acquisto di una macchina, quindi che può anche essere legati al finanziamento della macchina stessa. Supponiamo che io per un leak qualsiasi, come c'è stato nel scandalo, come si chiama, di Analytics lì. Cambridge Analytics. Prima che io per un leak riesco a capire quanti soldi hai, però così ti invece posso mandare la macchina, è proprio esatta che dovevo comprare tu. Esatto, la faccio il prezzo. Ma mando io un pacchetto proprio. Cioè, quindi questa è un'informazione, cioè questa informazione è un'informazione veramente intima nostra. E quindi noi che adesso siamo abituati a non considerare la nostra privacy, le cose che sono nostre, quell'informazione è determinante, perché se io so che ad esempio, che ne so, non ho soldi manco per comprare la spesa al supermercato, sai come posso in mille modi attaccare, non so se mi spiego. Oppure se io so che tu c'hai da parte tot soldi e mi clicchi sempre che mi piace la Maserati, però giusto, tu hai, che ne so, 80.000 euro, la Maserati costa 90.000 euro, ti mando, te la faccio a 80, non so. Quindi è molto interessante. Esatto. Aspetto avere... Poi ci sono altri elementi. Ci sono altri elementi che non vengono considerati, no? Quindi molto spesso su Bitcoin
dicono che la fungibilità, quindi l'elemento di avere delle transazioni anonime, è un elemento negativo, no? Perché? Però immaginate che io sono un'azienda. Se io sono un'azienda e qualcuno riesce a capire qual è il mio wallet, siccome la blockchain è tutta pubblica, io praticamente posso fare spionaggio industriale semplicemente vedendo io azienda come sto spostando i miei soldi. Quindi questa è una cosa determinante, cioè per funzionare questo sistema dovrà avere le transazioni fungibili, cioè non tracciabili, e anche quelle tracciabili. Quindi quello che io penso è che se io sto gestendo un'associazione, io faccio questo esempio dell'associazione, se io sto gestendo un'associazione e voglio una politica completamente trasparente su come si muovono i fondi dell'associazione, con Bitcoin come sta adesso o con le blockchain, si può fare. Se voglio invece sono un'azienda e giustamente non voglio far sapere che ho comprato delle attrezzature perché la mia strategia aziendale sta andando verso una direzione, no? Devo avere la possibilità di comprare le lavagne, le telecamere perché la mia azienda sta andando verso la formazione in remoto senza farlo sapere a tutto il mondo. Se no uno analizzando il mio wallet, no? Io gli faccio un pagamento, quello ha capito che quello è il wallet mio, si mette, monitorizza il mio wallet e vede a chi sto pagando. Sto pagando per comprare telecamere e lavagne. Questo diventa un problema enorme. Ecco perché, cioè, sono abbastanza delicate le cose che bisogna considerare, quindi, diciamo, rispetto alla privacy, ed è importante. Noi ce ne siamo dimenticati un po' di queste cose, però sono cose fondamentali, eh. Abbiamo solamente delegato la nostra privacy ad un ente superiore che ha, in maniera del tutto gratuita, recuperato tutti i dati che gli forniamo spontaneamente, sì. Foto, dati, numeri di carte di credito. Siamo sicuri che la nostra privacy è garantita. Questo è anche interessante, effettivamente. Non lo so. Vabbè, l'agenzia delle entrate è contenta. È chiaro. Sì. È chiaro. Però obiettivamente io posso vedere questa azienda su come sta spendendo i propri soldi. E quindi si può fare spionaggio industriale, praticamente. Va bene, adesso facciamo un cerchio qui. Noi salutiamo i ragazzi online e ovviamente li invitiamo sempre al meetup. Io ci tengo particolarmente che gli incontri siano sempre fisici, perché così ci possiamo conoscere e possiamo imparare uno con l'altro e crescere. Quindi saluti a tutti e ci vediamo giovedì prossimo, cioè al primo giovedì del mese di agosto, ovviamente. Ciao a tutti!